Allora, oggi cerchiamo di, non cerchiamo, anzi, riusciamo, completiamo l'esercizio che abbiamo iniziato ieri sulla rubrica. Vi ricordate, essenzialmente abbiamo lavorato progettando un Bing che si chiamava voce.java con dei dati al suo interno e avevamo predisposto una classe model. Il Bing voce è l'elemento che contiene il singolo dato. Questi dati poi vanno organizzati all'interno di una struttura, in questo caso sarà una lista, per semplicità, e gestiti dalla classe modello. La classe modello immaginiamola come la classe che deve gestire per noi tutti i tipi di dati, no? Che ci interessano. Quindi in questo caso c'è una lista sola, ma ce ne fossero più tipi di collection, più tipi di dati, alla fine tutte le operazioni sullo quello che ieri chiamavo lo stato dell'applicazione, no? Passano attraverso l'interfaccia del modello. Modello a cui abbiamo dato per ora un'interfaccia molto semplice: add voce e find voce, no? Quindi aggiungi una voce alla rubrica e trova una nuova voce. A questo punto possiamo cominciare a implementarle queste. Quindi spieghiamo un po' meglio cosa deve fare. Il metodo add voce aggiunge una nuova voce alla rubrica, però la devo finire la frase, perché cosa capita se quella voce che sto per aggiungere c'è già? Allora, io ho due possibilità: o dico che se c'è già la sostituisco quella esistente con quella nuova, oppure se c'è già è un errore, non la posso aggiungere. La semantica di add mi farebbe dire che se c'è già do un errore, no? Perché poi eventualmente faccio il replace, ma perlomeno me ne sono accorto. È un metodo che si chiama add voce che di nascosto, anziché aggiungere, modifica qualcosa esistente, mi piace poco. Lo dovrei chiamare in modo diverso. Quindi, se questa non esiste ancora, se invece esiste, allora non fa nulla e segnala il problema. Segnala il problema come? Beh, ad esempio, quindi nel caso secondo me di generare un'eccezione, possiamo dare un valore di ritorno booleano. Un valore ritorno booleano restituendo falso. Cioè questo non esiste ancora. Quindi il parametro che riceve V è la nuova voce da aggiungere. Poi qui c'è un returns che non avevamo messo prima, che sarà true se la voce è stata aggiunta correttamente, mentre invece sarà false se esisteva già e quindi non è stata aggiunta. Questo è il mio metodo ad voce. Scusate, qua non riesco mai a dimensionarlo in modo che si veda bene sul proiettore. No, ci siamo chiariti su che cosa deve fare questo metodo. Adesso implementarlo in realtà è una stupidaggine, nel senso che devo vedere se la voce c'è già, restituisco falso, altrimenti l'aggiungo. If rubrica, che era la mia lista, rubrica.contains voce, scusate, v, se la contiene già non va bene e allora ritorna falso, altrimenti è da aggiungere, quindi rubrica.add di v e ritorna vero. Abbiamo scritto più righe di commenti che non di codice, ma va bene, ecco.
stiamo usando la lista, usando i metodi della lista, per trovare se un elemento c'è, non vado a mano, no, a scandirmi gli elementi della lista. La struttura dati ha un metodo contains e vado a usare questo. Cosa fa contains? Controlla per ogni elemento della lista rubrica se l'elemento della lista è uguale a v che gli ho passato, alla voce v che gli ho passato. È uguale secondo quale criterio? Secondo il criterio che abbiamo definito noi nel metodo equals della classe voce. Quindi in realtà lui sta cercando, questo contains va a cercare nella rubrica se esiste già una voce con lo stesso nome, senza guardare la mail e il numero di telefono. Perché l'abbiamo deciso noi implementando il metodo voce.equals. Qui. Questo è ciò che fa. Confronta nome con nome. Ok? Quindi il significato di questo è della frase un elemento appartiene già a una lista o a una collection più in generale, lo decidiamo noi cosa vuol dire appartenere. Visto che può darsi che, cioè, il criterio di uguaglianza lo decidiamo noi, può essere diverso in casi diversi. Quindi ricordiamoci. Dopodiché la parte find voce by nome riceve un nome e deve trovare l'elemento V che lo contiene. Quindi in questo caso, ad esempio, possiamo andare a, scusate, prima di scrivere il codice, diciamo, decidiamo cosa deve fare questo metodo. Quindi ricerca all'interno della, nell'intera rubrica una voce che abbia il nome specificato uguale a quello specificato. Se esiste, ritorna tale oggetto, altrimenti ritorna null. Punto. Quindi il parametro nome è il nome da ricercare, ritorna la voce corrispondente oppure null se non l'ha trovata. Allora, avendo deciso che deve fare questo, è abbastanza facile da fare, vado a scandire la mia rubrica voce per voce e mi chiedo se per caso c'è una voce il cui nome sia uguale al nome che ho ricevuto per argomento qua. Nome da ricercare. Se c'è, l'ho trovato e quindi ho finito il mio lavoro, posso restituirlo al chiamante. Se dopo aver, attenzione, fuori dal for, dopo aver analizzato tutta la lista, non lo trovo, vuol dire che non l'ho trovato, non c'era. Chi mi mette else return null qui riceverà una punizione fisica. Provo il primo, è lui? No, è lui, allora provo il secondo, è lui? No, provo il terzo, è lui? No, li devo provare tutti. Se, no, se dopo che li ho provati tutti non c'è nessuno che fosse lui, allora posso dire che non c'era. Se invece appena trovo uno che sia lui, lo posso ritornare, posso sostituirlo al chiamante. Quindi poca roba, poche righe di codice. Però queste già, se vogliamo, incapsulano già un minimo di logica applicativa. Allora, di tutto questo, ciò che abbiamo fatto finora, non c'entra nulla, no? È abbastanza sganciato rispetto
all'interfaccia grafica. Abbiamo creato il progetto, ma poi non l'abbiamo più toccato, ci siamo concentrati sui dati, sulle collection, eccetera. Allora, io prima di andare avanti, infatti, ad agganciare questi metodi al controller all'interfaccia grafica, sarebbe bene provare a testare questa parte che abbiamo scritto. Funziona? Abbiamo gestito bene le strutture dati? Allora, il modo più semplice per farlo è crearsi un piccolo main all'interno del modello. Un main che testa il modello stesso. Public static void main string array args. La solita noiosissima signature del metodo main. E allora provo, chiamandomi dei metodi, a usare, aggiungere delle voci, ne aggiungo due o tre e poi le ricerco e vedo se quella che c'è è giusto che, cioè, se quelle che ho inserito vengono effettivamente ritrovate e quelle che eventualmente cerco una voce che non c'è e mi dice correttamente che non c'è, cose del genere. Quindi testo l'interfaccia di questi metodi. Quindi per farlo mi creo, questa classe si chiama rubrica model, un'istanza M di rubrica model e gli faccio fare delle cose. Ricordiamoci, è vero che io nel main sono dentro la classe rubrica model, ma non posso chiamare direttamente quei metodi della funzione main come fossero miei, perché il main è una procedura statica, quindi gira nel contesto della classe, non di un oggetto, quindi può chiamare solamente metodi statici. Allora noi abbiamo invece bisogno di un oggetto rubrica model, quindi creiamo qua, e a questo punto su questo M posso chiamare tutti i metodi che voglio. Dal metodo main non potrei dire add voce direttamente, tipo this.add voce, perché è un metodo, da un metodo statico non posso chiamare un metodo non statico. Quindi, sempre, creo un'istanza di me stesso e ci parlo, no? È un po' strano detto così, ma non posso parlare direttamente con me, devo parlare con una mia copia, con una mia istanza. Ok, adesso cosa faccio? Beh, in questo modello posso fare, aggiungi, prova, in teoria è parte vuoto, quindi aggiungo una voce, dove c'è una voce? Beh, la creo, new voce, e il costruttore di voce ha tre parametri che sono mail, telefono, nome, mail e telefono, e quindi al posto di questi ci metto dei dati di esempio, che ne so, Fulvio, che sono io, che so, conosco i miei dati, il telefono, che è sempre sotto forma di stringa, mettiamo il telefono del Politecnico, è questo. E poi aggiungiamo Giovanni Squillero, mettiamo una P minuscola, vabbè, il suo numero non me lo ricordo a memoria, ma facciamo finta che sia 77, via, invento. E poi proviamo a inserire un altro Fulvio che però sia qualcun altro. In teoria dovrebbe rifiutarlo perché con lo stesso nome non posso avere più utenti diversi. Quindi, queste tre chiamate io provo a farle, verifico che le prime due vadano a buon fine e la terza no. Adesso posso salvare il valore di ritorno R1, R2, R3 e poi dopo che ho aggiunto queste voci stampo R1, R2, R3
sulla console, tanto è un programma solo di prova. Ah sì, perché lui vuole, allora facciamo su tre righe diverse, dai. Così non dobbiamo lottare con la conversione di stringa. Quindi mi aspetto di vedere vero, vero, falso. Proviamo a vedere se è così. Proviamo a eseguire il main di questa classe. Effettivamente, vero, vero, falso è il risultato atteso. Il terzo nome non l'ha inserito. E allora a questo punto possiamo andare avanti, fare un passettino avanti e dire proviamo a fare due ricerche. Una ricerca di una voce che sappiamo esistere e una ricerca di una voce invece che non esiste. Quindi voce v1 uguale m.find by voce e cerco Giovanni. E una voce 2 invece in cui cerco Piero. A questo punto posso provare a stampare la voce 1 e la voce 2. Mi aspetto che la voce 1 mi dovrà restituire un oggetto e la voce 2 invece restituirà null. Stampa null. Normalmente null non dovremmo usarlo, ma tanto siamo solamente in fase di verifica. Quindi eseguendo questo mi dice guarda che alla prima caso ho trovato un oggetto e che mi stampa, sto facendo il print di un oggetto, mi stampa di fatto l'indirizzo di memoria, il tipo di oggetto che è pt.voce e l'indirizzo di memoria in cui si trova, e per il secondo invece null. Se volessi, anziché stampare quella schifezza, stampare effettivamente il contenuto della voce della rubrica, vabbè, o mi metto qua anziché fare v1.getNome, virgola, v1.eccetera, eccetera, estrarre varie informazioni, concatenare in una stringa, oppure posso fare una volta per tutte definendo un metodo toString nell'oggetto voce direttamente. Così ogni volta che Java ha bisogno di stampare quell'oggetto, di convertirlo in stringa, usa il metodo toString e non usa quello predefinito ereditato da object che fa quella cosa lì brutta. Quindi per avere una cosa, non dico esteticamente accettabile perché è diverso, ma comprensibile, un pochino più comprensibile, posso generare il metodo toString, posso fare come voglio, ma per velocità posso farlo fare ad Eclipse, e dice ma un metodo toString che cosa, che informazione vuoi vedere? Beh, vediamo tutti i campi, stampiamolo interamente. No. Chiaramente se fosse un oggetto che ha tanti campi non li vorrei stampare tutti se non mi perdo, ma... e quindi qua mi dà varie opzioni per poter generare questo toString. Ma... in questo caso vedete cosa fa lui, concatena semplicemente i tre campi, nome, email e telefono, e con davanti il nome dell'oggetto. Poi questo lo possiamo personalizzare a piacere, ovviamente. Allora, facendo così, se lo rieseguo, questa volta, anziché l'indirizzo di memoria, mi scrive nome, mail e telefono. Quindi, con questo piccolo main di prova, diciamo, ho fatto qualche test, pochissimi, no? Però mi dà un pochino di confidenza in più sul fatto che i metodi che sono implementati dal modello funzionino correttamente. E in parte anche quelli implementati dall'oggetto voce. Allora, ho un modello di cui vado fiero, robusto. Possiamo agganciarlo all'interfaccia utente. Tutto ciò che può fare la rubrica ce l'abbiamo già. È già qui. Tutta la logica dell'applicazione, la gestione dei dati, l'integrità dei dati, i controlli, sono già qui. È minimale, ovviamente, poi lo facciamo crescere se vogliamo. Ma non ci serve avere un bottone per decidere che posso inserire una voce. Mi serve un metodo nel modello che mi fa inserire la voce se
questa voce può essere inserita o no. Poi mi serviranno tanti altri metodi, ad esempio mi servirà un metodo per dirmi quanti dati ho inserito, per stamparmi, per darmi l'elenco in ordine alfabetico, li possiamo aggiungere, no? Però la logica è sempre quella, abbiamo un modello che con una serie di metodi offre l'accesso ai dati che lui gestisce. Semplicemente i controller alla vista serviranno per avere un modo un pochino più interattivo di accedere a quei metodi. Niente di più, o poco di più. Ok? Ok, allora, forte di questi due metodi, beh, il controller per ora è vuoto, ma perché per poter fare qualcosa nel controller, prima dobbiamo avere una vista che contenga degli elementi su cui il controller può agire. Quindi andiamo a creare la vista. Quindi ci prendiamo il nostro scene builder, cerchiamo di farcelo stare nello spazio che il videoproiettore ci concede. E costruiamo una piccola interfaccina, quindi ci mettiamo un titolo nel top che chiamiamo rubrica e poi sotto, dunque io penserei di usare questa volta, visto che dobbiamo avere tre campi di testo e dei bottoni, per tenerli allineati bene userei una grid come contenitore, quindi in questo caso una grid pane che la metto nel centro, poi magari converrà mettere dentro un V-box se vogliamo mettere altre cose dentro, ma così ne approfittiamo per vedere come funziona la grid pane. Allora, grid pane è un contenitore, l'ho messo dentro il center del border pane, che contiene un certo numero di righe, un certo numero di colonne. Io posso, ho delle proprietà a livello di grid pane vero e proprio, posso impostare poi selezionando una colonna o una riga, posso impostare delle proprietà a livello di riga o a livello di colonna. In realtà le uniche proprietà che hanno le righe e le colonne, se guardate, sono quelle di layout, di impaginazione per definire la larghezza, eccetera. E basta. Adesso io, dunque, mi immaginavo una cosa di questo genere, delle etichette tipo nome, cognome e telefono, delle caselle di testo nome, cognome, telefono nella seconda colonna, e poi la terza colonna la uso per i bottoni. Magari ci metterei a fianco del nome un bottone cerca e da qualche parte, magari in fondo, un bottone inserisci. Allora, cominciamo a mettere delle label, così cominciamo a fargli prendere forma. Qui posso semplicemente trascinare la label dentro una casella, una, due, tre. Come faccio? Beh, lo trascino, va a finire nella casella giusta. Come fa la label a sapere in che casella è? Andate a vedere che nel nodo label compaiono dentro la proprietà layout alcune proprietà in più che di solito non vediamo, che sono queste, grid pane constraints, che praticamente dice qual è l'indice di riga, l'indice di colonna in cui si trova questo nodo label in particolare. Quindi la posizione di un nodo all'interno di una grid non lo decide la grid, ma lo decide il nodo, è una proprietà del nodo e non della grid. All'inizio lo trovavo poco intuitivo. E poi anche lo span, cioè il numero di quante colonne e quante righe occupa quel nodo, quindi quel nodo potrebbe estendersi su più colonne o su più righe. Quindi sono queste quattro proprietà iniziali che dicono appunto dove si trova il nodo. Le colonne, ovviamente, le righe partono da 0, per cui se questa qua è sulla colonna 0 vuol dire che è la prima, se la mettessi nella colonna 2 va a finire di là. Ok, poi abbiamo le text field, le mettiamo nella colonna 1.
Poi io metterei un bottone qua a fianco del primo e poi fatemi provare a metterlo, se vi piace, qua sotto. Dove questo, allora diamo i nomi, l'etichetta è nome, l'etichetta sarà email e la terza etichetta sarà telefono. Questo bottone lo metto a fianco del nome con scritto cerca, essendo a fianco del nome mi dovrebbe suggerire che sta cercando, no? Una persona con quel nome, e questo bottone sotto lo posso chiamare inserisci. Lo metto sotto tutto perché voglio che mi dia l'idea che sta inserendo tutti e tre i dati. Un nuovo nome, una nuova tripletta, nome, mail, telefono. Poi posso giocare sempre sul layout, così mi piace poco, lavoriamo sulla larghezza delle colonne, quindi posso dire che, ad esempio, la larghezza preferita calcola automaticamente per tutte e tre le colonne, così si adatta. E poi magari a livello di grid pane gli diamo qua a grid pane gli diamo un po' di h gap, il gap, la distanza, il vuoto tra una colonna e quella successiva. Adesso le colonne si toccano, vedete che la O di telefono, visto che ho fatto le colonne di larghezza automatica, la colonna è esattamente larga quanto il suo nodo interno, quindi la O di telefono tocca esattamente il bordo della casella di testo, un po' brutto. Allora diciamo che magari ci sono, no, questo gap qui crea, no, un po' di spazio tra la fine di una colonna e l'inizio di quella successiva. Adesso così è eccessivo, 5 mi parlano sufficienti, e poi gli posso dare un po' di margine anche intorno. Inserisci poi la I in mezzo qua, inserisci una cosa del genere. Vabbè, si gioca un po' con il layout. Poi il discorso di margine, padding, eccetera, quando farete CSS lo vedrete là qual è il significato preciso di queste proprietà, merging, padding, eccetera. Ok, diamo i nomi agli oggetti di cui vogliamo controllare. Allora, vabbè, questi qui sono, allora andiamo sulla parte code, le tre caselle di testo, text nome, la seconda la chiamo text email, la terza la posso chiamare text telefono. Telefono, ok. Poi un bottone cerca che associa un'azione do cerca, un bottone inserisci che associa azione do inserisci. E mettiamolo a destra che mi piace più. Così. Ok, questo in 448 è un possibile layout per la nostra applicazione rubrica. Adesso torniamo a livello di codice, costruiamoci il controller, quindi view controller skeleton, così abbiamo i riferimenti e i nodi che abbiamo appena definito. E lavoriamo dentro controller. Allora, lavorare dentro controller significa essenzialmente implementare questo metodo doCerca e doInserisci. Partiamo da doInserisci, perché prima bisogna inserire qualcosa prima di ricercarlo. Cosa fa doInserisci? Vabbè, estrae dalle caselle di testo il nome, email e telefono della persona da inserire e chiamerà il metodo add voce del model.
Ok, il model dov'è? Dobbiamo fare in modo che il controller abbia riferimento al modello. Quindi questo modello per ora non l'abbiamo ancora creato da nessuna parte, lascia perdere il main di prova che avevamo fatto prima, ma nell'applicazione principale non c'è. Dobbiamo questo modello crearlo e farlo conoscere al controller. Quindi siamo pronti per implementare questi due metodi, ma ci manca il riferimento al modello. Allora, dove lo creiamo? Io dicevamo, creiamolo nel main. Il main crea, finora già crea la vista, facciamo, e la vista a sua volta si crea il controller, facciamogli creare anche il modello. Va bene? Quindi direi dove vogliamo, magari qua sotto, creiamo il modello. Quindi creiamo una nuova classe di tipo rubrica model, si chiamava, rubrica model, model uguale new, rubrica model. Fatto, l'ho creato. Dopo che l'ho creato però devo dare al controller l'informazione di qual è questo modello. Quindi vorrà dire che il controller dentro di sé, tra le sue variabili, avrà una variabile che è un riferimento a questo modello che ho appena creato. L'avrebbe creata model e un metodo setModel per impostarlo, no? Cioè, io non voglio che il modello crei un nuovo, scusate, che il controller, non voglio che il controller crei un nuovo modello, voglio che il controller sappia qual è il modello su cui deve lavorare. Allora posso pensare di implementare nel controller un metodo, chiamalo qua, pubblico, setModel, in cui lui riceve un rubrica model, un oggetto di tipo rubrica model, e se la memorizza this.model uguale model. Quindi il main, dopo che ha creato il modello, dice al controller: toh, tieni, questo è il modello su cui devi lavorare. This.model cos'è? Beh, è una variabile locale dentro il controller che dobbiamo creare, ovviamente, da qualche parte, adesso, per prima, così si vede meglio. Private rubrica model model. Allora, in questo caso, quindi cosa sta succedendo? Che io ho un riferimento model a un oggetto che è il modello, che ci sia il modello, e quindi attraverso questo model potrò fare due cerca, due inserisci e così via. Questo model però non me lo creo io, qualcuno dall'esterno mi deve dire, deve chiamarmi questo set model prima di tutto il resto. Ok? Chi me lo chiama set model, ovviamente è il main che ha creato il modello. Quindi crea il modello e informa il controller di quale sia il modello. Adesso problemino pratico, banale, ma io dovrei chiamare a questo punto controller.setModel, model, una chiamata di questo genere. Giusto? Bene. Mi serve per farlo però un riferimento all'oggetto controller. Se me lo creassi io il controller ce l'avrei, ma non me lo sto creando io, si crea da solo. O meglio, il controller viene creato qui dentro. Dentro questo metodo load lui crea l'insieme dei nodi e il controller associato. Però lui mi restituisce solamente il nodo radice, root. Però dal nodo radice non posso interrogarlo, chiedergli dimmi qual è il tuo controller. Chi è che lo sa qual è il controller? Beh, chi l'ha creato? Chi l'ha creato? FXML loader. Allora devo usare una strategia leggermente diversa per chiamare l'FSML loader, perché io qua sto creando un oggetto loader e lo sto buttando via subito dopo.
Invece voglio creare l'oggetto fxml loader e tenerlo vivo in modo da potergli chiedere subito dopo, e adesso mi dici per favore chi è il controller che hai creato. Quindi devo spezzare questa istruzione di linea 15 in due istruzioni, essenzialmente, rendendo esplicito l'oggetto fxml loader. Quindi io creo un oggetto fxml loader che chiamo con tanta fantasia loader, new fxml loader, e gli passo come parametro questa roba qua. Cioè, creami un loader di quello, uguale a prima, e poi a questo punto chiamo su questo oggetto loader, chiamo semplicemente il metodo load senza più parametri perché li sa già. Quindi cosa ho fatto? Metto un invio. Ho preso una riga sola che faceva il caricamento di tutto del file fxml e mi restituiva il nodo radice, l'ho spezzata in due. Nella prima creo l'oggetto loader, nella seconda riga sull'oggetto loader appena creato chiamo il metodo load. Non cambia niente, esattamente quello di prima. Prima era chiamato un metodo statico sulla classe fxml loader, adesso chiamo un metodo vero e proprio su una classe, su un'istanza di classe che ho appena creato. No? Semplicemente il template che creiamo quando creiamo un nuovo progetto è fatto in quel modo, ma così va bene uguale, fa esattamente la stessa cosa. Con un vantaggio in più, che il metodo loader, cioè scusate, l'oggetto loader esiste ancora, rimane vivo, e quindi lo posso interrogare per dire: senti caro mio, ma caro loader, qual è get? GetRoot mi dice qual è il nodo radice che hai creato, ma poi c'è un getController che mi dice qual è l'oggetto controller che hai creato, e get un po' di roba, no? Quindi dopo che lui ha caricato io posso chiedergli che cosa ha fatto. Essenzialmente quello che mi serve è questo. E quindi posso avere un riferimento all'oggetto che si chiama rubrica.controller, chiedendolo per cortesia al loader in modo che mi dica che cosa ha appena fatto. Quindi tutto perché il controller non lo sto creando io, lo crea fxml loader, e allora devo chiedere a lui: dimmi cosa hai creato. E una volta che il main ha chiesto al loader il riferimento al controller, non fa altro che informare il modello, dove è andato il model, non so, scusate, informare il controller di quale sia il modello su cui deve lavorare. E tutto sto giro qua mi serve per poter chiamare quel setModel. E metto in comunicazione in questo modo il controller col modello. Dico al controller qual è il modello, non dico al modello qual è il suo controller, il modello non ne frega niente, il modello non sa nulla dell'applicazione, non sa nulla del controller, non sa nulla di JavaFX, non sa nulla di che cosa sta facendo il programma. Lui deve gestire i dati, gestirli bene, non deve capire come viene usato e da chi. Ovviamente il controller deve sapere quali dati, su quali dati lavorare. Allora, questa operazione di splittare il loader in due, da una riga a due, e di estrarre il controller, la dovremmo fare praticamente sempre. Quindi alla fine il nostro template di main è qualcosa più simile a questo. Ok, allora, con l'appoggio del main a questo punto abbiamo i tre ingredienti pronti: la vista, che è la scena, il controller e il modello, tutti e tre creati qua in queste poche righe e messi in comunicazione tra di loro. Allora finalmente come non c'è questo metodo? Perché non ho salvato il file? Sì che c'è, guarda, vedi? Bravo. Ok, allora a questo punto possiamo implementare i metodi che ci servono. DoInserisci cosa fa? Reperisce i dati dall'utente, e se i dati sono validi passa l'azione al modello. Quindi prende il nome estraendolo da txt nome.getText, prende l'email
estraendo da txt email, si chiamava, no? Sì? Punto getText. Cioè andiamo a vedere l'utente cosa ha scritto. Qua. E poi string telefono uguale txt telefono punto getText. E dai. Così. Dopodiché ho letto i dati, l'utente può aver scritto le peggio schifezze oppure nulla. Allora, a questo punto, dopo che ho letto i dati, quindi la prima fase, no? La prima operazione che fa è estrai i dati dall'interfaccia, dalla user interface, no? Cosa ha scritto l'utente? A questo punto devo validare i dati inseriti dall'utente. Quali sono le regole di validazione? Cioè, come devono essere fatti le tre voci nella rubrica affinché siano valide? Allora, il nome ci deve essere, quindi deve essere obbligatorio. E gli altri due? Cioè, il telefono e l'email? Ci devono essere? Beh, se non ci fosse nessuno dei due sarebbe una rubrica abbastanza povera. Cioè, un nome, non so qual è il suo metodo, il suo telefono. Però magari c'è una persona di cui conosco solo il telefono e un'altra di cui conosco solo la mail. Quindi ciò che mi importa è che ci sia il nome e ci sia o il telefono o la mail, ad esempio, è una regola di validazione possibile. In teoria queste cose non ce le dovremmo inventare sul momento, ma dovremmo aver prima pensato bene come deve funzionare questa rubrica e quindi ci siamo dati delle regole che stiamo adesso cercando di implementare. Quindi, se qualcosa non va bene, non può inserire. Quindi, se non c'è il nome, nome.size è 0, no, aspetta, non è size, length, scusate, nell'altro corso faccio Python e quindi mi confondo con i nomi dei metodi. Se non c'è il nome, non va bene. Quindi la lunghezza del nome, una stringa, non può essere mai null, non get text, non c'è sempre qualche cosa, magari non c'è scritto nulla. Non va bene. Oppure se c'è il nome, ma non c'è almeno uno degli altri due. Come scrivete? Allora, può andare bene, male, se non c'è il nome. Oppure, email.length uguale 0 or tel.length uguale 0. Qui diciamo errore, poi vediamo cosa fare in caso di errore. È questa la condizione che vogliamo? No, positivo. Qui c'è scritto se almeno uno di quei tre è vuoto c'è errore, ma noi in realtà possiamo permettere che uno di questi tre sia vuoto, giusto? Cioè se c'è un tizio di cui non conosco il telefono ma conosco la mail, va bene. Quindi posso accettare che la lunghezza del telefono sia 0, purché la lunghezza della mail non sia 0. Io quello che non voglio è che siano entrambi uguali a 0. Quindi il problema è se entrambi sono 0, non deve succedere. No, così. Allora, se il nome length uguale 0 non va bene.
Oppure, se sia la mail che il telefono and entrambi sono nulli, non va bene. Per rendere falsa questa seconda parentesi è sufficiente che uno dei due sia diverso da zero. Ok? Un po' di ginnastica questa, no? Quindi una questione booleana che è vera se è vero il primo termine oppure sono veri entrambi i secondi. Per farla falsa, cioè per renderla falsa, che è quello che mi interessa quando devo inserire il valore, basta che io abbia, devo avere, visto che è un OR, devo avere falsi entrambi i termini. Devo avere falso il primo, e quindi la lunghezza del nome è maggiore di 0, e devo avere falso il secondo. Ma poiché il secondo è un AND, per renderlo falso basta che uno dei due pezzi sia falso. Ok? Quindi, se è vero questo, ho i dati validi. Potete scrivere l'if per indicare, per trovare la condizione di errore, oppure potete scrivere l'if per trovare la condizione normale dei dati validi, dipende da voi. Importante che non vi perdiate nei condizionali. Allora, il problema, adesso mi accorgo che nella mia interfaccia non ho previsto un posto dove mettere un messaggio d'errore. Cioè, se c'è un errore, quando lui ha scritto il nome e cognome, il nome si è dimenticato la mail e il telefono, ha premuto inserisci, come faccio a dirgli che non va bene che quel dato non l'ho inserito? Allora, devo aggiungere qualche cosa. Ad esempio, metterei una label sotto, qua sotto, come messaggio di stato, magari a sinistra. Qua. Siamo stato. In cui posso scrivere dei messaggi. E poi devo dargli un nome, ovviamente, label di stato. Stato con la O. E questa mi serve nel controller per poterci scrivere. Quindi scriverò qua sotto un messaggio del tipo, allora devo, non è un text field, ma è chiocciola fxml, stavolta lo metto a mano, private, label, attenzione a prendere la label giusta, non è java avt che ti propone come primo, ma java fx.stream.control. Se prendete quella sbagliata e poi diventa tutto rosso, non è colpa mia. LBL stato. E quindi a questo punto posso scrivere LBL stato.setText dati mancanti, ad esempio. Poi potrei essere più prolisso a spiegare meglio il perché, ma se invece i dati sono validi, a questo punto il lavoro l'ho fatto, li posso inserire. Allora posso chiamare model, che adesso ce l'ho, punto add voce di un nuovo oggetto voce costruito a partire da nome, email e telefono. Voce lui però non lo conosce, ma devo dirgli di prenderlo da rubrica.model. Poi noi sappiamo già che questa aggiunta può andare a buon fine oppure no. Quindi vado a verificare se il risultato è andato bene. Se per caso il result fosse falso, allora devo dire attenzione che non l'ho inserito.
dato con voce già in elenco. Ce la faccio. Altrimenti, finalmente è tutto a posto e quindi posso confermare che la voce è stata inserita. Quindi cosa faccio nel controller alla fine? Tanta manovalanza, bassa manovalanza. Prendo il dato, lo controllo, la stringa è vuota, è nulla, c'è troppi spazi, c'è la punteggiatura che non deve avere. Qui in realtà non ho fatto nessun controllo nel merito di cosa è stato scritto. Solamente che ci sia qualcosa oppure no, ma dovrei farlo. Poi a un certo punto, qua è l'unica istruzione sensata che fa qualcosa di utile. Add voce, model.add voce. Vedete che il lavoro vero lo delego al modello. Io faccio la manovalanza prima e la manovalanza dopo, cioè dopo che il modello ha fatto l'operazione vado a vedere ma l'ha fatta, non l'ha fatta, andava bene, non andava bene, e allora aggiorno l'interfaccia utente. Quindi leggo i dati, li valido, eseguo l'operazione e alla fine aggiorna l'interfaccia, la vista, chiamiamo pure la vista. A seguito dell'operazione fatta, che il modello ha fatto. Okay? Quindi questo è il lavoro pallosissimo, noiosissimo che deve fare il modello. Deve preoccuparsi di intercettare le schifezze che eventualmente l'utente scriverà e comunque aggiornare l'utente di tutto ciò che succede. Allora, vediamo se funziona. Perché ho già scritto troppo codice senza fare run e quindi sono preoccupato. Ok, allora l'applicazione parte. Se io provo a inserirla senza nulla, mi dice dati mancanti. Se provo a inserire un nome senza email e telefono, continua a dirmi dati mancanti. Se scrivo il telefono, ma non la mail, dovrebbe dirmi che la voce è stata inserita. Se provo a reinserirne un'altra con lo stesso nome ma con dati diversi, mi dice che la voce è già in elenco. Sappiamo che il model funziona, no? Se invece lo chiamo Fulvio 2, me lo lascia inserire. Se mi dimentico il nome, dati mancanti e così via. Insomma, possiamo provare i vari casi se funziona. Cosa manca? Il bottone cerca, che non fa ancora nulla. E allora andiamo a implementare il bottone cerca. Il do cerca che è qua sopra. Allora, tu cerca cosa fa? Prende solo il nome, non gli altri campi, e chiama il metodo del modello do find voce by nome. Find voce by nome. Quindi anche qua dovrò prendere il nome uguale txtnome.getText. Controllare che quel benedetto utente abbia scritto qualcosa qua dentro, quindi se per caso nome.length uguale 0 non lo posso fare, quindi dirò caro mio dati mancanti, altrimenti i dati ci sono, proviamo a cercare questa famosa voce. Voce V uguale model.findVoce by nome.
chiedo al modello, trovami uno che si chiami così. Può trovarmelo o no. Allora, se V è diverso da null, vuol dire che l'ha trovato. Altrimenti, se V è uguale a null, ovviamente non trovato. Due casi abbiamo, o c'è o non c'è. Se c'è, bene, posso visualizzare i dati all'interno dell'interfaccia. Quindi avrò txt email.setText di cosa? v.getEmail, perché c'è dentro v, no? L'oggetto che è stato trovato, la voce della rubrica trovata. Però devo spacchettare l'oggetto v e andare a mettere i singoli pezzettini nel posto giusto nell'interfaccia. Non è molto emozionante lavorare nel controller, come vedete. È una questione di prendo un pezzo di qua e lo sposto di là. Vabbè. txt, l'altra sotto è il telefono, punto, setText, v.get telefono. Poi, proprio per avere un'applicazione bellissima, diciamo anche nello stato, trovato. Elemento trovato. Invece, nel caso in cui non sia trovato, dirò elemento non esistente o non trovato, e magari, per ribadire, azzero le altre caselle di testo, così si vede che non l'ho trovato. In realtà, anziché setText, aperte e chiuse virgolette, c'è anche un altro metodo che è un pochino più corto, si chiama clear. È la stessa cosa. Solo più corto da scrivere. Quindi se volete azzerare una casella di testo o qualche cosa, clear azzera la proprietà text. Quindi di nuovo, una riga è quella importante, la 43, tutto il resto è housekeeping. Prendo, controllo, pulisco, metto a posto e riordino. Ok? Funzionerà? Vediamo. Adesso ovviamente devo ripartire da zero perché i dati che avevo inserito prima sono stati persi. Allora, Fulvio ben detto 7053, lo inserisco. Avevamo detto Giovanni, questa volta mettiamogli la mail. Scrivo più corta così mi sta. E a questo punto posso provare a fare cerca. Se non scrivo nulla mi mette dati mancanti, se scrivo Pippo mi dice elemento non trovato, se scrivo Fulvio mi dice elemento trovato e mi dà i dati corrispondenti. Se cerco Fulvio 2 invece mi dice elemento non trovato e mi ripulisce la casella di testo. Nulla di più. Ok? Allora, l'applicazione in sé è semplice, però proviamo a ripassare quali sono stati i passaggi e soprattutto se ci ritroviamo con la figura che abbiamo visto ieri, che era questa.
E allora abbiamo visto un diagramma delle classi. Application, model, controller e view. Allora, ci siamo divisi il lavoro in queste quattro classi. Quella che è qui la view, per noi era l'fxml, che poi il loader trasforma in oggetti. Quello che è il controller, vabbè, è la classe rubrica controller, che viene creato dalla scena in automatico, dal loader in particolare, e riceve gli eventi, i bottoni, dalla scena. Il modello contiene al suo interno un riferimento al modello, qui c'è un model, due punti model, la variabile locale, che è stata impostata con un set model. Set model fatto dal main. Il modello ha i suoi metodi, le sue strutture dati, i suoi metodi per creare, cancellare, eliminare, adesso qui. E il controller chiama i vari metodi get, set, find, cancella, eccetera, eccetera, sul modello. Ok? Oltre a ciò, il controller legge e scrive, vedete, get e set, le variabili della scena. Quindi l'interazione tra scena e controller è a due direzioni. La scena comanda, perché quando l'utente schiaccia qualche cosa, genera un evento, allora la scena chiama il metodo del controller automaticamente. Dopodiché dentro il metodo del controller faccio, rispetto alla scena, due cose. Uno, vado a leggere i dati, vado a vedere che cosa l'utente ha scritto. E due, vado a impostare delle risposte. Quindi ho sia dei get che dei set del controller verso la scena. Quindi la scena chiama dei metodi sul controller, che sono gli event handler, essenzialmente gestori di eventi. Il controller chiama dei metodi nella scena, o meglio nei nodi della scena, che sono le varie proprietà che deve leggere e scrivere. Controller e scena. Il controller conosce della scena ciò che la scena vuole far sapere di sé. Io nell'fxml ho deciso a quali nodi dare un nome e a quali nodi dare associare un gestore d'evento. Quindi la scena che decide quali metodi di sé il controller deve vedere e quali nodi, dei propri nodi, il controller deve poter leggere o scrivere. Ok, e poi ovviamente la scena crea automaticamente il controller. Il modello è quello che, se vedete da questa figura, ha solo frecce entranti, cioè gli altri fanno cose su di lui, ma lui non fa niente sugli altri. Cioè lui gestisce i suoi bin, le sue liste, le sue collection, fa il suo lavoro, ma dal punto di vista dell'applicazione è messo a livello più basso, in un certo senso. È servo di tutti. Di chi? In realtà del controller. Perché la vista non è che faccia nulla direttamente col modello. Quindi in qualche modo il modello vive di vita sua, offre dei metodi che sono richiamati, in questo caso dal controller, che li richiama nel momento giusto, quando l'utente ha schiacciato il bottone giusto e quando i dati sono validi. Il modello, non dovendo chiamare nulla, questo dobbiamo farlo così, siamo noi che stiamo progettando l'applicazione in modo che sia fatta così, non è una legge, non è un errore di sintassi Java se il modello dovesse chiamare un metodo del controller. Sarebbe un errore di impostazione nostra, di progettazione nostra. Quindi dentro il package model che abbiamo creato definiamo una classe principale, tutta una serie di bin di supporto che possono essere usati. Facciamo attenzione che da nessuna delle classi del package model o che fanno parte del modello ci sia mai né una chiamata, né un'istanziazione, né un import, né niente di ciò che è relativo all'interfaccia utente. In questo modo siamo sicuri che il modello sia separato, e noi l'abbiamo anche visto concretamente, possiamo lanciare un programma a parte con un main diverso che lavora con lo stesso modello e che non ha interfaccia grafica, l'abbiamo fatto con il nostro main di prova. Quindi questo ci dice che se un domani volessimo cambiare, stravolgere completamente l'interfaccia grafica, quel modello continua a funzionare, sempre che ovviamente debba fare solo queste cose. Il controller non ha variabili sue,
Cioè, se vedete, tutte le variabili del controller sono riferimenti a cose di altri. Tutti questi, txnome, txtma, label stato, sono dei riferimenti che il controller si salva perché ne ha bisogno per usarli, ma di nodi che fanno parte della vista. Così come model è un riferimento alla classe model, che però è stata creata dal main, non è roba sua, non è roba che ha creato lui. Qui lui ha un po' di legami perché deve fare da passacarte essenzialmente, prendo dalla scena, mando il model, prendo dal model, mando la scena, e quindi ha bisogno di conoscere entrambi, ma lui di suo non possiede nulla. È estremamente raro che definiamo all'interno del controller una variabile che contenga un valore proprio. L'unica eccezione potrebbero essere, come abbiamo fatto la volta scorsa, delle variabili che aiutino a gestire, che so, lo stato della partita, lo stato dell'interfaccia, quindi qualche flag, qualche cosa che si ricordi se abilitare o disabilitare alcune parti. Allora è chiaro che gestiscono in quel caso propriamente lo stato dell'interfaccia e non lo stato dell'applicazione. Mentre invece ciò che gestisce lo stato dell'applicazione è solamente il modello. Dove in qualche modo separiamo i metodi, la classe model contiene i metodi di logica, li incapsula e si basa, si affida a degli oggetti più semplici, dei contenitori tipo bin, che contengono i dati grezzi. Allora, noi avremo sempre applicazioni più complesse, varie tipologie di bins, di classi Java, a seconda dei tipi di dati che usiamo, e poi tipicamente uno, raramente più di un modello, una classe modello che li usa, li legge, li scrive, eccetera. Se usiamo questo metodo ci accorgeremo, quando la settimana prossima cominceremo a parlare di database, e quindi questa rubrica finalmente renderla persistente, salvarla da qualche parte, che basterà un attimo modificare il modello, l'implementazione del modello, neanche sui metodi, neanche sulla interfaccia, e non dobbiamo toccare null'altro, la rubrica funzionerà lo stesso, cambiando completamente il livello di persistenza, cioè come i dati vengono salvati. Adesso non sono persistenti, li renderemo persistenti. Quindi noi vogliamo poterci giocare così, perché ieri quando parlavo di pattern dicevo i pattern servono per gestire il cambiamento, perché domani voglio cambiare l'interfaccia, lo posso fare senza toccare il modello. Voglio cambiare come ho memorizzato i dati, lo posso fare senza toccare l'interfaccia. Quindi localizzo le modifiche al programma solamente nelle parti che devono effettivamente cambiare, perché sto cambiando l'algoritmo o l'interfaccia, eccetera. Ok. Suggerimento, esercizio suggerito su questo, se volete metterci le mani sopra. Dove è andato questo? Sarebbe utile aggiungere, magari sopra, da qualche parte, c'è il posto del bottone cerca, sarebbe carino avere una tendina che man mano che inserisco i nomi, questa tendina cresce e mi fa sempre vedere l'elenco dei nomi, in modo che anziché scrivere Fulvio e poi schiacciare cerca, apro la tendina, vedo l'elenco dei nomi, quando seleziono uno mi compila i dati sotto. Quindi aggiungiamo una riga alla tabella, provate a pensare come farla, poi magari condividiamo online la soluzione. Quindi è chiara la specifica: togliere il bottone cerca e sostituire il bottone cerca con una tendina, una combo box, che però il cui contenuto però si aggiorna, cioè non la posso caricare all'inizio non ho zero voci. Man mano che inserisco voci, il contenuto di questa tendina si deve aggiornare, deve sempre contenere in ordine alfabetico l'elenco delle persone presenti. Così l'utente può scegliere una della tendina e visualizzare i dati. Quindi facciamo la ricerca non col bottone cerca, bensì con una tendina. Vi ci lascio giocare un po', poi vediamo come l'avete risolto voi e come l'ho risolto io. Adesso facciamo intervallo e nell'ora successiva, la loro successiva è lunedì,
parliamo di complessità e algoritmi con Squillero, e uno dei punti d'arrivo della lezione di queste due ore, di queste due lezioni del lunedì, sarà capire quel campo hashCode, no? Avete visto ieri, abbiamo creato il campo equals hashCode. Ecco, capiamo, capiremo finalmente che cosa serve per bene.